Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione». Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ha nulla da mettergli davanti. E se quegli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanto gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.